Sergio, senti, che effetto ti fa dopo, insomma, di tempo ne è passato, ma rivedere il Milan lassù e per ora da solo? Io penso che il Milan ha iniziato il campionato molto bene, abbiamo avuto un piccolo disagio contro l'Inter, no? Sappiamo dell'importanza che ha il derby, però il Milan è iniziato bene, si vede il numero delle partite che ha fatto, un pareggio, una sconfitta e tutte vittorie. Penso che è un gruppo giovane, un gruppo che è ancora presto, no? Sta si conoscendo, però il Milan diventa una squadra forte. Teo Hernandez è un buon erede? Teo sta molto bene, un giocatore che da 3 anni sta giocando in altissimo livello, credo che ancora c'è tanta margine di crescita e sicuramente è uno dei terzini più forti al mondo. Volevo chiederti, Ancelotti sulla panchina del Brasile, da brasiliano, sei contento della scelta? Io sono un po'... A Carlo lo conosco molto bene, ho un'amicizia, lui sicuramente è un allenatore molto preparato. Il Brasile è un momento un po' delicato perché siamo in un momento di cambiamento di generazione del giocatore, credo che lui avrà tanto lavoro davanti, però è un allenatore capacitato, credo che avrà tutte le qualità di fare con che il Brasile torni a essere protagonista. A proposito dei brasiliani, anche il Milan prima ne aveva moltissimi, adesso ce ne sono un po' meno in Italia, come mai secondo te? È fantasia, no? Finita la fantasia brasiliana, no? Noi eravamo una squadra molto legata con il giocatore brasiliano, da un po' che non abbiamo, avuto Messias, l'ultimo che è passato lì, però penso che anche il momento, no? Il momento che il calcio brasiliano è ancora difficile perché non si capisce molto bene i giocatori di qualità che abbiamo e quelli che hanno costa tanto, per cui è anche un po' difficile da gestire, no? Il giocatore giovane oggi va tutto sulla Premier League, però credo che prima o poi arriverà un forte nel Milan.